cari fratelli e sorelle, nella liturgia di questa domenica si legge una delle pagine più belle del Nuovo Testamento e di tutta la Bibbia, il cosiddetto inno alla carità dell'Apostolo Paolo. Nella sua prima lettera ai Corinzi, dopo aver spiegato con l'immagine del corpo che i diversi doni dello Spirito Santo concorrono al bene dell'unica Chiesa, Paolo mostra la via della perfezione. Questa, dice, non consiste nel possedere qualità eccezionali, parlare lingue nuove, conoscere tutti i misteri, avere una fede prodigiosa o compiere gesti eroici. Consiste invece nella carità, agape, cioè nell'amore autentico, quello che Dio ci ha rivelato in Gesù Cristo. La carità è il dono più grande che dà valore a tutti gli altri, eppure non si vanta, non si gonfia di orgoglio, anzi si rallegra della verità e del bene altrui. Chi ama veramente, dice Paolo, non cerca il proprio interesse, non tiene conto del male ricevuto, tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. Alla fine, quando ci incontreremo faccia a faccia con Dio, tutti gli altri doni verranno meno. L'unico che rimarrà in eterno sarà la carità, perché Dio è amore e noi saremo simili a Lui in comunione perfetta con Lui. Per ora, mentre siamo in questo mondo, la carità è il distintivo del cristiano, è la sintesi di tutta la sua vita, di ciò che crede e di ciò che fa. Per questo, all'inizio del mio pontificato, ho voluto dedicare la mia prima enciclica proprio al tema dell'amore, Deus Caritas est. Come ricorderete, questa enciclica si compone di due parti che corrispondono ai due aspetti della carità, il suo significato e quindi la sua attuazione pratica. L'amore è l'essenza di Dio stesso, è il senso della creazione, della storia, è la luce che dà bontà e bellezza all'esistenza di ogni uomo. Al tempo stesso, l'amore è, per così dire, lo stile di Dio e dell'uomo credente, e il comportamento di chi, rispondendo all'amore di Dio, imposta la propria vita come dono di sé a Dio e al prossimo. In Gesù Cristo questi due aspetti formano una perfetta unità. Egli è l'amore incarnato. Questo amore ci è rivelato pienamente nel Cristo crocifisso. Fissando lo sguardo su di Lui, possiamo confessare con l'Apostolo Giovanni: noi abbiamo riconosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto. Cari amici, se pensiamo ai santi, riconosciamo la varietà dei loro doni spirituali e anche dei loro caratteri umani. Ma la vita di ognuno di essi è un inno alla carità, un cantico vivente all'amore di Dio. Oggi, 31 gennaio, ricordiamo in particolare San Giovanni Bosco, fondatore della famiglia salesiana e patrono dei giovani. In questo anno sacerdotale vorrei invocare la sua intercessione affinché i sacerdoti siano sempre educatori e padri dei giovani, e perché sperimentando questa carità pastorale tanti giovani accolgano la chiamata a dare la vita per Cristo e per il Vangelo. Maria Ausiliatrice, modello di carità, ci ottenga queste grazie. Angelus Domini nuntiavit Maria. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, bendita tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ecce ancilla Domini. Via Dii, secundum gravum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitabile in nomine. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ora pro nobis Santa Dei Genetrix. Oremus, gratiam tuum feesimus Domine mentibus nostris infunde, ut que angel annunciante, Christi filii incarnation coniovimus, per passionem ius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, peiundem Christum Dominum nostrum. Gloria Patri, Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri, et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri, et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona est Domine. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.